Allora, la telefonata è arrivata a pochi minuti alle 10. Se parlate inizialmente si parlava anche di un incendio, ma in realtà tutti i fumi che si erano sprigionati non erano tali, bensì alla polvere che si è creata a seguito del crollo. In questo momento siamo presenti come comando di Torino con tutte le specializzazioni, quindi dalla parte USA, quindi di ricerca sotto macerie, cinofili, SAP, quindi bonitoni. Siamo ancora nella fase di ricerca, perché dalle informazioni che ci sono state date, anche in collaborazione con la Polizia di Stato, abbiamo contattato le persone senza fissa dimora che vivevano qui e parerebbe che fossero usciti tutti quanti questa mattina. Tuttavia, come potete immaginare, non possiamo assolutamente escludere, visto anche il contesto della struttura che è abitata in maniera saltuaria da persone, che non ci sia nessuno. In questo momento stiamo mettendo in sicurezza l'area, perché la sicurezza nostra naturalmente deve essere tenuta in considerazione, sotto anche il punto di vista delle sostanze pericolose, perché comunque essendo un edificio abbandonato non sappiamo quello che ci possa essere, quindi utenze e naturalmente anche interferenza, come ben sapete, con l'infrastruttura sia metropolitana che ferroviaria. Una domanda, è un problema. Ci sono state segnalazioni precedenti riguardo alla fatiscenza di questa struttura? Sono state prese in considerazione o sono sempre state lasciate? No, per quanto ci riguarda noi non ci occupiamo di questo tipo di segnalazioni eventualmente, quindi essendo un edificio abbandonato che doveva essere un cantiere, perché così ci risulta, sotto il nostro punto di vista non trattiamo questi tipi di segnalazioni. Quindi non c'era neanche pericolo di amianto, c'era già tutta una bonifica? Sembrerebbe che ci stiamo accertando anche di questa cosa per la nostra incolumità, che l'amianto sia stato bonificato, tuttavia stiamo tenendo tutti gli accorgimenti con il nucleo NPCR per la nostra protezione. Poi naturalmente per gli occupanti capite bene che, essendo comunque un'occupazione non regolare, ecco. Però è stato permesso di poterlo occupare senza controlli a riguardo per l'incolumità delle persone che c'erano all'interno e alla struttura. Questa non è. Di quante persone stiamo parlando? Probabilmente si parlava di 2-3 persone, ma ripeto, i dati in questo momento non sono assolutamente solidi, quindi l'informazione che diamo è che non possiamo escludere la presenza di qualcuno fin quando non rimuoviamo l'ultimo detrito. Adesso mettiamo in sicurezza, visto che comunque le tempistiche sono quelle, stiamo lavorando per cominciare a rimuovere tutti quelli che sono i detriti e poi parliamo di ore e ore di lavoro.